io mi auguro che abbiate tutti iniziato un buon anno e vi voglio far vedere, presentare i miei primi due profumi che aprono questo anno nuovo 2019. I profumi non li ho acquistati adesso, ma li ho acquistati un po' di tempo fa e nell'esattezza nel Black Friday perché c'erano dei buoni prezzi, li ho acquistati su Notino dove mi hanno regalato un buono sconto, una percentuale di buono sconto, quindi io ho usufruito di questo buono sconto e del fatto che fosse il Black Friday per acquistarli. Allora, sono due profumi meravigliosi, meravigliosi, veramente due profumi che mi stanno accompagnando in questi giorni, li alterno. E mi fanno stare bene, mi fanno quasi sognare da quanto sono buoni per me. Ovviamente io non presento questi profumi come tutti gli altri con l'intenzione di farveli comprare, ma se vi incuriosiscono semmai di andarli a sentire, ovviamente vi dico quello che il mio naso e le mie emozioni sentono quando li indosso. E quindi partirei con il primo profumo che è Etro. Etro Vicolo Fiori Eau de Parfum. Etro Vicolo Fiori, quando ero, ma diciamo 7 anni fa, 8, io ora non ricordo, è uscito con l'Eau de Toilette che mi piaceva tantissimo. Lo avevo sentito in una profumeria della mia città, mi avevano regalato dei campioni. Però su di me non durava molto, era un eau de toilette, ma mi piaceva già allora tantissimo. Allora, bellissima anche la boccetta, con uno sfondo rosa e tutto un ricamo nel tappo, qui sotto, nella ceramica della botticella, della boccetta. E poi all'interno troviamo la sua piccola oh, che carino, non l'avevo mica ancora visto. Il canto di una fontana colma di loti e ninfe, la dolcezza antica delle roselline rampicanti, la polpa della frutta di maggio offerta in una cena in terrazza, l'ombra delicata ed elegante di un giardino nascosto a brera, lo storico quartiere milanese dove era chiuso un orto botanico, la fonte di un'ispirazione, la modernità del romanticismo lombardo. Bellissimo, bellissimo. Allora, è un profumo del 1996, floreale fresco, acquatico, muschiato e ozonico. In testa abbiamo mandarino e campanula, nel cuore abbiamo fiori di loto, ninfee, ciclamino, rosa canina, ylang ylang, pesca bianca, melone, una base di muschio animale, iris, vaniglia, ambra e sandalo. Questo profumo è magnetico per me. È buonissimo. Allora, io qua ci sento tantissimo i fiori di loto e ninfee. Tantissimo, è un fiorito dolce, ma allo stesso tempo abbastanza fresco. E vi dirò di più: lo trovo anche unisex. E è un profumo che su di me dura tante, tante ore. Proprio viene la pelle, lo fa riscaldare, lo fa evaporare. È una cosa magnifica questo profumo. Però sì. Non ci sento assolutamente il mandarino, la rosa, il melone, assolutamente no. Però io quello che mi arriva al naso veramente sono questo sentore un po' acquatico, ecco, che in genere non è proprio il mio genere, ma in questo profumo per me lo rendono speciale, veramente buono, non mi stanca, non mi stanca assolutamente. Lasciato una scia meravigliosa, veramente un profumo che nella mia collezione non ne avevo,
invito veramente a sentirlo. E ora dirvi il prezzo che l'ho pagato, ragazze, non lo so perché ho acquistato appunto anche Tom Ford White Suede, eccolo qua, nel formato del 50 ml Eau de Parfum. Io non sono arrivata a 100 euro con tutti e due i profumi, quindi ho avuto veramente un buono, buono sconto. Li ho passati sotto Check Fresh con un altro programmino che ho sul cellulare che praticamente va a codificare il codice a barre, se non altro vi dice se è originale oppure no. E sono originali, sono recenti e sono felicissima che Notino me li abbia mandati così. Allora, White Suede di Tom Ford del 2009 è un muschiato, cuoiato, talcato, floreale, balsamico. In testa abbiamo il tè e il timo, nel cuore abbiamo la rosa, il zafferano e il mughetto, nella base olibano, ambra, sandalo. Muschio animale e pelle scamosciata. Allora, questo profumo qua sono andata a sentirlo in profumeria con una mia amica che mi era venuta a prendere sul lavoro un venerdì e volevamo andare appunto a sentirci dei profumi in profumeria. Quando io ho... mi è saltato all'occhio questo, perché mi è saltato all'occhio questo e me lo sono spruzzata e sono rimasta così. Sono rimasta così, sapete perché? Perché io in passato, sia io che mia mamma, abbiamo usato Rive Gauche. Sicuramente vi ricordate di Rive Gauche, quella bellissima boccetta a righe sul rotondo, celesti, azzurre, un celeste piuttosto forte e nere, buonissimo, perché lui ha una somiglianza a quel profumo perché ha un che di saponoso, ma è molto molto muschiato. Ha un insieme di muschi al suo interno e questo sentore di pelle scamosciata che è fantastico. È un profumo persistente, non persistente come Vicolo Fiori, cioè questo qui lo dovete comunque ripetere nell'altra metà della giornata per averlo sempre lì vivo, e però è buonissimo e ripeto, ricorda molto Rive Gauche per chi lo usava, per chi sa che cos'è Rive Gauche. È buono, buono, buono. E noi, vi ripeto, siamo andati in profumeria a sentirlo e io ho chiesto il prezzo di questo profumo. La commessa mi ha detto, quello lì è un profumo molto, molto caro. Ok, gli dico, caro, puoi dirmi il prezzo? Sì, costa sulle 290 euro. Allora, in profumeria hanno il formato non da 50 ml, o almeno nella mia profumeria, ma ce l'hanno. Io ragazze, non so se è da 100, se è da 95, comunque più grosso di questo. E comunque una follia 300 euro per un profumo di Tom Ford, perché allora io mi compro una Muage, ma questo è tutto un altro discorso. Hanno dei costi profumi veramente vergognosi. Io questo su Notino con lo sconto, col Black Friday, ve l'ho detto, io di due profumi ho dato 100 euro e vi posso assicurare che sono originali, freschi, di fabbrica e ottimi. Però io mi dico, ma uno deve andare... Ma perché poi dicono che i negozi perdono, vanno giù perché i clienti ne hanno sempre meno, vendono sempre meno? Ma perché se non c'è un po' di competitività con internet, che oramai tutti compriamo su internet, persino i miei genitori comprano su Amazon, ragazzi, cioè i miei genitori, voglio dire. Dobbiamo cercare cioè dovrebbero cercare un attimino di vabbè, è un mio discorso, un mio ragionamento. Comunque, questo è un buonissimo profumo che sa di pulito perché è un saponoso muschio, come vi ho detto, e questa pelle scamosciata che si sente ma non si sente, cioè diciamo che accompagna il tutto, lo avvolge il tutto e
dà questo sentore veramente di pulito. Sono due profumi che secondo me vanno bene tutto l'anno, sia in estate che in inverno, molto forse più indicati per una primavera. Non saprei perché, come sapete, io estate e inverno i profumi per me non hanno stagione, ma riconosco che forse per la primavera si sposerebbero meglio. Io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia incuriosito ad andare a sentire questi profumi e vi auguro veramente di proseguire bene in questo anno 2019 che ci porti tante cose belle, ma se proprio non ci vuole portare cose belle, che non ce ne porti neanche di brutte, cioè che ci lasci in stand-by così. Niente di nuovo, niente di brutto, niente di che, quindi insomma che ci risparmi cose brutte questo 2019, perché io lascio il 2018 con non troppe cose belle e quindi spero che il 2019 sia un po' meglio. Io vi mando un grosso bacio, vi abbraccio, vi bacio e Cristi 74, Cristiana. Ciao!